Ma il mare per me rappresenta un momento importante della mia vita, no? Perché alla fine, come è successo magari a tanti, io ho perso mia madre in un'età abbastanza critica, avevo circa 11 anni e in quegli anni, soprattutto negli anni 80, era facile perdere un attimo la strada e la direzione. E grazie al mare ho iniziato a dare un po' di risposte a delle domande che mi ero posto, no? Perché sai, quando ti succede una cosa così importante, così grave, a quell'età non sempre trovi delle risposte dalle persone che ti sono vicine. Quindi il mare mi ha aiutato tanto perché mi ha aiutato a superare i miei limiti, le mie insicurezze. Per me è stata una grande scuola di vita, per questo lo consiglio tanto a tutti, non solo come disciplina sportiva, ma soprattutto come, non voglio dire terapia mentale, ma ti crea un ambiente solo per te dove sei in grado di ricavarti del tempo per te stesso e per porti delle domande che generalmente quando sei in un ambiente normale o nell'ambiente del lavoro, sociale, magari non ti vengono neanche in mente. Quindi stare in mare per me è un momento mio, intimo, lo è stato fin da quando, dall'età, dall'infanzia, e lo è tuttora quando ho la possibilità di andare. La barca a vela rappresenta tanto perché alla fine è diventato il mio lavoro, la mia professione. Quando ho iniziato ad andare in barca in realtà non avevo il desiderio di competere, era più un'avventura per me, probabilmente perché ci sono salito la prima volta che ero un bambino, quindi era in quegli anni lì era veramente una missione ogni volta che andai fuori, no? Con la paura che si rompesse sempre qualcosa, che non riuscisse a tornare indietro, quindi c'era anche un po' incoscienza, però io la vivevo come un'avventura ogni volta. Poi piano piano col tempo è entrata invece più la parte agonistica, no? Velisticamente sono cresciuto a Rimini e devo la passione, l'amore per il mare, per la barca a vela a due personaggi. Uno è Cino Ricci, che ovviamente è quello che ha dato il là alla vela agonistica in Italia a un certo livello. E invece un personaggio magari un po' meno conosciuto ai media, che è Bert Mauri, che è quello che mi ha insegnato in realtà la BC, è quello che mi ha insegnato a lavorare, a conoscere una barca a vela. Per questo sono molto legato anche al porto di Rimini, perché comunque le prime regate importanti che ho vinto partivano da Rimini. Per me barca a vela vuol dire performance, vuol dire comodità, vuol dire estetica. Generalmente le barche belle sono anche veloci. Non rappresenta solo un gioco o un elemento di svago. È un momento per me importante della mia vita perché quando sono in barca a vela vuol dire che sono con la mia famiglia o comunque è un momento dedicato a me o alle persone a cui tengo. E quindi mi devo trovare bene su questo oggetto. E io sono uno che anche quando vai in crociera non mi metto lì rilassato a prendere il sole, sono sempre lì a regolare le vele al meglio, i pesi, il bilanciamento, il trim della barca. Sono uno che vuole sfruttare il 100% dell'oggetto su cui si trova in quel momento. E quindi non potevo che scegliere una barca performante e allo stesso tempo bella, perché poi quando la barca è alla boa è il momento in cui la barca viene ammirata anche dagli altri. E ti deve piacere, no? Ma ho scelto un Gran Soleil per svariati motivi. Tanto perché una delle prime regate che feci fu su un Gran Soleil 34. Poi il 39, poi ho partecipato a tante Gran Soleil Cup, le ho vinte un paio di volte. Sono nato, si può dire, sui Gran Soleil da un punto di vista sportivo. E soprattutto per il fatto che è un cantiere romagnolo. Io da buon romagnolo sono molto legato al territorio. Per me Gran Soleil è sempre stato un punto di riferimento e mi fa piacere perché non è solo un marchio, sono le persone anche, no? E vedi la costruzione di una barca, no? E quindi quando tu vai in cantiere ti confronti con le persone che lavorano, con le risorse umane, il patrimonio umano che partecipa alla costruzione di una barca. Per me questo è un fattore importante, quando tu entri dentro un cantiere, vedi la passione e non vedi la gente che sbuffa o che è stanca o che è demotivata, vuol dire che è un ambiente sano e questo per me è un valore aggiunto. Ho avuto la fortuna di provare un Gran Soleil 40, il primo che è andato in acqua, e rimasi impressionato dalle performance della barca e dalla comodità della barca, no? Perché generalmente performance e comodità non sempre vanno d'accordo. Ho detto, cavolo, se il 40 va così, da questa emozione navigando, il 44 sarà sicuramente meglio.
e per le nostre esigenze familiari, di spazi, ingombri, di gestione di barca e quant'altro, alla fine abbiamo optato per un 44, che credo sia la misura ideale per noi in termini di utilizzo e di performance, perché ripeto, a me piace andare forte, mio figlio uguale, poi mi diverto perché quando andiamo in crociera spesso lui sta al timone, io faccio lo schiavo, perché è anche un modo per insegnare a lui, no, alcune cose. Ho messo i pannelli solari, visto che la barca sta in mezzo al mare, visto che è esposta quasi sempre al sole, mi sembra stupido non sfruttare l'energia solare. L'obiettivo è quello di cercare di rendere la barca il più sostenibile possibile. Ovviamente abbiamo messo dei sanizzatori e il purificatore dell'acqua, perché bottiglie di plastica non ne voglio a bordo. All'interno delle scelte che puoi fare, che il cantiere ti permette di fare, ho fatto un po' un mix, un ibrido, cercando di ottenere il massimo comfort, ma allo stesso tempo avere il massimo delle prestazioni. Quindi sono curioso di provarlo, non vedo l'ora di salirci e di provarlo.